Ciao a tutti, oggi video un po' diverso dal solito, ho anche cambiato leggermente inquadratura perché volevo fare appunto un video presentazione in cui facevo un po' il punto del canale, delle idee che ho per questo canale, però ho voluto condividere con voi un problema di cui mi sono reso conto ormai da un paio di settimane, forse anche qualcosa di più. Un problema che all'inizio pensavo, diciamo, affliggesse solo me, ma poi cercando su YouTube e su Google mi sono reso conto che ci sono un sacco di video, soprattutto americani, di persone che hanno avuto lo stesso problema, e quindi ho deciso di condividerlo con voi, così che anche magari se qualche collega youtuber dovesse passare da qui potrà dirmi nei commenti se anche lui ha questo problema oppure no. Il problema è che YouTube rimuove visualizzazioni e like dai video dei canali molto piccoli, diciamo. E inizialmente mi era capitato con le visualizzazioni, infatti i miei primi 3 video hanno perso dopo un po', tipo, non dico la metà, ma il 30-40% delle visualizzazioni. E quindi ho fatto subito delle ricerche e mi sono reso conto che delle persone dicevano: vabbè, tranquilli, non vi preoccupate, è perché inizialmente il counter, diciamo, delle visualizzazioni deve ancora settarsi quando avete messo pochi video, perciò non preoccupatevi, è una cosa che succede. E infatti dal quarto, quinto video in poi hanno smesso di togliermele e mi sono detto: ok, va bene, è finita qui. Poi però è iniziato a succedere con i like, che è una cosa, insomma, più frustrante, perché magari vedi un video, ti arriva un tot numero di like e poi ti si dimezzano o comunque gira un po'. E inizialmente mi era successo con, mi pare, il quarto video, che ne aveva persi 2 o 3, ma non ci ho fatto caso, mi sono detto: vabbè, sarà perché qualcuno l'ha tolto manualmente, ok. Poi però è successo di nuovo, e nell'ultimo video, quello dell'orso contro il toro, diciamo, è successo è stata la volta più grave, diciamo, perché era arrivato a 15 like, se non sbaglio, e adesso è bloccato a 7. Ho provato anche con un account mio secondario per vedere se era un problema effettivo e non erano le persone che manualmente avevano il like, a mettermi like da solo con appunto il profilo secondario a tutti i video, un like per ciascun video. E in alcuni video me lo tiene, in alcuni video no, viene proprio rimosso e non posso rimetterlo neanche se ci provo. E appunto cercando ho trovato che è un problema ricorrente, che è successo già a molte persone, sia in Italia che in America. Perciò appunto volevo farvi presente questo problema, così di modo che se qualcuno, appunto qualche collega, dovesse passare, magari cerchiamo di capire insieme perché succede e capiamo se succede solo a me o anche a voi. Ah, e tra l'altro ho pure trovato il video di un americano che propone una soluzione, ovvero provate a reimpostare la password del canale, e secondo lui dovrebbe funzionare. Con me non ha funzionato perché il problema rimane, e ho letto nei suoi commenti che anche a molti altri non ha funzionato, però comunque se volete provare magari a voi funziona. Detto questo, sistemata, diciamo, la rottura, direi di iniziare con la presentazione, perché prima di fare il video, appunto, presentazione, volevo mettere un po' di carne al fuoco, mettere un po' di video. E quindi, come avrete capito, mi chiamo Stefano Donnini, sono un ragazzo di 21 anni e studio economia. Per questo fondamentalmente ho deciso di aprire questo canale in cui appunto parlo delle cose che studio sia all'università sia privatamente, come appunto il trading, gli investimenti, mondo che mi appassiona molto, e quindi ho deciso di appunto aprire questo canale non tanto per insegnarvi chissà cosa o fare il maestrone, però per appunto creare delle discussioni nei commenti, come ho già detto, cercare di imparare insieme. Perché appunto avendo 21 anni non sono il massimo esperto di queste cose, però appunto le sto imparando, mi appassionano molto e ho deciso di aprire questo canale. E tra l'altro mi sono ripromesso di fare video soltanto di una determinata nicchia, ovvero appunto il trading e gli investimenti, senza fare anche altri tipi di video. Però dovete sapere che ho anche altre passioni nella vita. Infatti mi alleno molto, sono un appassionato, diciamo, di fitness, in particolar modo io, il corpo libero, calisthenics,
Ho fatto anche palestra, ma non sono un esperto, sono andato solo per pochi mesi, perché appunto preferivo, anche per una questione di tempo, ma anche perché preferivo fare da solo, corpo libero, magari andare in un parco attrezzato da calisthenics e allenarmi lì. Inoltre sono molto 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 interessato, appassionato diciamo alla tecnologia, a tutti quelli che sono i vari progressi tecnologici e sì, diciamo un mondo che mi appassiona molto. Ecco, a proposito di progressi tecnologici, la mia videocamera mentre registra si interrompe in continuazione e ho scoperto che è un problema dovuto alla scheda SD, perché non ha una velocità di diciamo passaggio dei dati abbastanza alta. Infatti adesso ne ho ordinata una migliore e speriamo di risolvere questo problema. Quindi stavo dicendo, in questo canale appunto ho intenzione di portare sempre principalmente argomenti relativi al trading, agli investimenti, alla finanza, ma anche allargarmi diciamo a tutto quello che è la crescita personale. Quindi perciò speriamo arrivi in fretta la nuova scheda SD. Ho intenzione di fare video. Dicevo, non escludo di portare video anche inerenti magari al mondo dei progressi tecnologici, magari cercando di ricollegarli a manovre finanziarie che ci stanno dietro per rimanere sulla linea del canale, e anche video inerenti alla crescita personale per quanto riguarda il corpo, oltre che diciamo la mente, no? E quindi potrebbero arrivare anche video ad esempio in cui tento di migliorarmi in una determinata cosa, appunto fisica. Quindi niente, cerco di concludere così almeno non si interrompe più per la millesima volta. Se siete interessati a questi argomenti, iscrivetevi per rimanere aggiornati, lasciate un like sperando che YouTube non lo tolga, e niente, noi ci vediamo al prossimo video.